di nuovo qui in collegamento con la sede del Parco Nazionale del Vesuvio da Ottaviano. Vi avevo preannunciato poco prima della pubblicità la presenza di un fuoriclasse, e di un fuoriclasse parleremo questa sera perché non è uno che ci sa fare tanto con il pallone, quanto abbiamo capito, però è un appassionato di pallone e ha scoperto da qualche anno di essere anche bravo con la matita in mano. Vi presento Vincenzo Lamagna. Buonasera. Vincenzo Lamagna è un giovane, definisco pittore, che negli ultimi mesi ha raccolto il frutto di una passione, la passione per il disegno. Innanzitutto, quando nasce questa passione, Vincenzo? Ma questa passione nasce circa 3 anni fa, insomma. E, cercavo, insomma, qualche immagine su internet riguardante il mio idolo, insomma, indiscusso Maradona del calcio. Vidi un'immagine che mi colpì e da lì decisi di ritrarla. E la postai su internet. La postai su internet e da lì iniziò a E fare poi è il giro. successo qualcosa che nessuno Che si in aspettava, nemmeno te. primis io non mi aspettavo, insomma. Beh, quell'immagine Fece oggi è. È a casa di Diego Armando Maradona, di cui ne sono fiero ed orgoglioso, forse la cosa più bella che mi sia mai successa, insomma. Perché diciamo io ho solo guardato le sue videocassette, perché purtroppo la sua epoca non era la mia. E mi sono rivisto in tutti i napoletani e avere un qualcosa di mio a casa sua, penso, È puoi qualcosa. immaginare, insomma. È una grandissima soddisfazione. Allora, diciamo così, tu fai un percorso di studi come tutti i giovani della tua Sì. età, frequenti le scuole superiori, diploma, maturità, e poi qualcosa viene fuori all'improvviso, no? Però precisiamo, voi state anche guardando, qui c'è un'altra opera che ha realizzato recentemente, che non a caso è dedicata a un giocatore bravissimo, Nainggolan, che tra l'altro anche il Napoli voleva comprare quando era Certo. al Cagliari, giocatore belga, punta di diamante del centrocampo della Roma, ahi noi, è anche qui un'espressione molto molto significativa. Diciamo poi da Maradona, dopo il quadro a Maradona, inizia a succedere In qualcosa, inizia a inizia lì. scoprire qualcosa, si muovono Sì. delle corde Da nella tua Maradona inizia il coscienza. mio percorso, insomma, perché poi, ripeto, l'immagine fa il giro del mondo, per mia fortuna e per mio non sapere, insomma. E da lì mi accorgo di piacere, diciamo, a un po' di persone, le persone mi contattano, mi chiedono e da lì inizio a prendere la matita come mai non l'avevo fatto prima, perché prima io la prendevo solo per una questione di passione. Poi da lì diventa il mio lavoro, insomma, di tutti i giorni. Abbandono i miei ex lavori e mi dedico solo a quello. Allora, uno inizia questo percorso, gradualmente si rende conto che ha delle doti. Tu ritieni la tua una passione o una dote a questo punto? Ma io la ritengo sempre una passione, dico la verità, perché quello che faccio io secondo me lo possono fare tutti. No, noi spieghiamo da casa, voi vedete queste opere, ma forse non ci crederete, ma lui mi ha detto che non ha mai fatto un corso di No, assolutamente. disegno, non è diplomato a liceo artistico, da bambino non so se facevi dei disegni così giusto per. No, diciamo che da bambino, come penso tutti i bambini, provano a ritrarre magari i fumetti, queste cose così, però non ho mai. Diciamo che mi scattò, diciamo, l'idea di provare questo ritratto prima di Maradona, quando vidi una specie, cioè un'immagine del genere in internet. La faccio vedere in bella mostra al nostro E da lì io camera di pensai, annunzio. ero nella mia stanzetta e pensai, come può una persona realizzare questo con le Allora, questa è una foto che tu hai trovato in rete mani? e che hai trasformato in ritratto. L'immagine è molto eloquente, eppure purtroppo molto Sì. attuale, Assolutamente. rispecchia Io l'occhio l'ho così grande. intitolata La Speranza perché se si può guardare nell'occhio dell'opera e si vede una persona, questo migrante che spera, diciamo, magari la sua mamma, la sua amata o chi per essi, insomma, che la immagina, la desidera. Questa Questa è la tua prima è opera. la mia prima opera in È la tua prima assoluto. opera. Quindi anche un messaggio sociale attraverso la tua Assolutamente. arte che viene espressa. Poi naturalmente le passioni si uniscono, si mescolano l'una con l'altra. Naturalmente tu che sei un fiero e orgoglioso tifoso del Napoli, nonostante le passioni delle Certo. ultime settimane, hai deciso di dare sfogo alla tua Assolutamente. genialità, la posso chiamare così, perché poi È un sostanzialmente. piacere, insomma. Allora, io per farvi capire meglio, toccare con mano quanto è bravo il nostro Vincenzo, mando una clip che ci ha gentilmente concesso in anteprima. Guardate come uno che non ha mai disegnato realizza l'immagine prima di Maradona e poi ne parliamo di un altro grandissimo numero 10 che è Totti. Prego. Kind of selfish,
crazy that you love me anyway, baby. I'm hard to handle, I'm sometimes reckless with a heart that's always restless. You're the only one, the only one who gets me good, who knows me like nobody ever could, who holds me. Allora, avete visto che tutto è fatto a mano con una semplice matita. Questa tecnica, ti faccio una domanda che ha una risposta scontata: dove l'hai imparata? Ma questa è una domanda un po' difficile, ti dico la verità. Posso dire a casa mia, insomma, guardando. Provando e riprovando. Sì, assolutamente sì, però non, io non so da dove. Cioè, non seguo delle linee, non seguo delle basi, insomma. Io guardo e cerco di trasferire ciò che io guardo, semplicemente. Totti, quando ha visto il tuo ritratto, come è rimasto? Totti, come si può vedere anche dal video, è rimasto stupito, e questa cosa mi rende fiero ed orgoglioso, perché sappiamo gli asti che ci sono tra tra le due tifoserie, però Totti è stata una persona che ha eliminato queste barriere e eravamo due amici, insomma. Io voglio cogliere le tue parole, perché poi l'occasione è sempre giusta, no? Quando si parla di Napoli-Roma, purtroppo il pensiero ricade sempre a quel triste evento maggio di 2 anni fa, quando per mano di un delinquente, che non voglio nemmeno definire tifoso della Roma, perché un delinquente che organizza un'aggressione del genere non è tifoso della vita, insomma. E il tuo messaggio tramite l'arte può essere qualcosa di serio e di concreto, perché tu fra poco donerai, prendiamo attimo questa ulteriore opera, la voglio qua tra le mie mani, ecco, questa qui è l'immagine di Raja Nainggolan, sì. Ne parlavamo prima, un grandissimo giocatore, lui che ci giriamo intorno, che dopo aver visto il ritratto di Totti mi contatta e mi richiede. Allora, pensate, un napoletano tifosissimo del Napoli, che oggi sta legando il suo nome alla squadra giallorossa, che per qualcuno rappresenta un motivo di astio, invece per noi deve rappresentare, per me, un motivo d'orgoglio. D'orgoglio, quello che è stato per tanti anni il derby del sole. Del sud, soprattutto del sole. Ha detto benissimo. Vincenzo, io voglio farti tanti auguri per la tua professione, per la tua arte, per la tua carriera, perché così la voglio definire, una carriera, perché oltre ai numeri 10 e ai talenti che ci sono in mezzo al campo, hai anche ritratto altri personaggi. Sì, sì, assolutamente, anche Dolce Gabbana, Paolo Ruffini. Abbiamo tanta gente che ha trovato qualcosa, ha percepito che nella tua bravura c'è un messaggio importante da cogliere. Noi siamo quasi in chiusura, dobbiamo salutare un amico in comune che purtroppo, come dico io, è un territorialmente modificato, non è colpa sua, ha fatto una scelta scranzata, però gli vogliamo lo stesso bene, nonostante sia purtroppo un tifoso non colorato. I nostri saluti vanno a Patrizio, al nostro Patrizio Romano, augurandogli tutti il bene umano, ma quello sportivo naturalmente. Purtroppo è diverso, insomma. Ci ricordiamo che sono 10 anni. Va benissimo, allora noi vi salutiamo, io lascio la parola ad Antonella Bianco e a Giusy Codicella, rinnovando gli appuntamenti su Italia Mia. Andremo in onda come tutti i lunedì sera fra le 21.45 e 21.50 sul canale 274 in Campania e 187 nel Lazio. Forza Napoli, forza Roma e forza soprattutto a chi dell'arte fa della passione. Grazie. Ciao e complimenti, Vincenzo.